Torna a splendere nel cuore di Chiusano il seicentesco Palazzo Carafa, nato come dimora estiva del principe, nei secoli ha assunto le più svariate funzioni, prima carcere, poi scuola, fino anche centro sociale per anziani. Presente al taglio del nastro insieme al sindaco De Angelis e numerose autorità, il deputato D'Agostino, la presidente del consiglio regionale D'Amelio, l'assessore regionale Petracca, il presidente della provincia Gambacorta, il presidente del GAL Chieffo. Un esempio concreto di fondi europei ben utilizzati, lavori compiuti in 8 mesi, la soddisfazione per De Angelis è doppia. Ma il paese senza storia è un paese senza memoria e quindi la capacità di un'amministrazione è anche riannodare i fili di un discorso che nelle istituzioni, nei monumenti, nelle strade e perché no nelle attività culturali ricorda se stesso per guardare in avanti. All'inaugurazione è seguito un dibattito sul tema area vasta, lo sviluppo e i fondi che l'Europa destina ai comuni. L'invito agli amministratori è a far valere il merito e le competenze. Ma io credo che questa di Carmine è una buona iniziativa. L'augurio che faccio a tutti gli altri amministratori è che in qualche modo si impegnino così come sta facendo Carmine, perché oggi questo è un tema molto sensibile, il tema dell'area vasta, ed è un tema che va affrontato con serietà per evitare sprechi inutili o addirittura progetti mai finanziati. Al dibattito i rappresentanti di diversi partiti, dall'ingegnere Santaniello l'invito a guardare oltre gli steccati. Bisogna darsi un pizzico sulla pancia e assolutamente pensare che da soli non si va più da nessuna parte, non è più il tempo di essere uno ma è il tempo di essere tanti, questo vale all'interno delle nuove programmazioni, vale nelle amministrazioni, vale per qualunque tipo di contesto. È chiaro che più unioni di comuni si mettono insieme, più possibilità anche di buono sviluppo si ha per le nostre comunità.